perché non mi sembravo io. No, perché Max si è tolto mentre io cliccavo e Si è quindi io ero spostato. convinto di cliccare su di te e invece ho schiacciato la faccia con il dito a Jessica. Quindi è già stato pronto perché tra poco l'avremo qui con noi. Bene, abbiamo qui con noi Mirko Pacioni di Filo Connesso. È una Comunque, redazione intanto online. grazie. Sì, grazie a te di essere qui con noi. Filo Connesso è una redazione online indipendente, diciamo, ha un blog, un sito, un canale YouTube, fanno cose molto interessanti. Magari ci dici tu due cose e ti lasciamo spazio. Probabilmente Sì. ti tireremo un po' la camicia da dietro perché dobbiamo stare dentro nel tempo che ci Guarda, poniamo. cerco di essere molto molto veloce. Perfetto, Hai tutto visto? tuo. Ok. Apro un attimo le slide al limite, un secondo. Così almeno ce l'ho a Intanto disposizione. faccio un cambio banner ogni tanto. Adesso aspetto che Max ci mandi la mail così potete vedere anche il suo sito. Io metto questo. Ok, aggiungiamo lo schermo intanto, speriamo che sia quello Allora, giusto. ditemi se lo vedete così. Sì, Eccolo qua, è perfetto. arrivato, perfetto. Ok, allora, come hai detto tu, Paolo, praticamente l'intento di Filo Connesso è creare una redazione indipendente che porta informazioni e materiale educativo attinente al settore del making. Questo lo fa sia per appassionati, esperti oppure semplicemente curiosi, quindi non utilizzano magari le piattaforme per il making. E il materiale che diamo, infatti, sono video, articoli, ma anche materiale da scaricare che potrebbe non essere attinente magari a delle guide. Difatti, produciamo anche software e web app da poco. E in futuro vorremmo pure distribuire dei prodotti che possono essere venduti sostanzialmente. Ci piace molto il Made in Italy, infatti portiamo maggiormente video su prodotti originali Arduino, però comunque sia trattiamo anche SP8266, il 32, insomma, comunque sia portiamo queste piattaforme così. Qui infatti vedete uno, non so se vedete il mouse, comunque sia, qui vedete uno dei prodotti che sarà a breve disponibile, che è un robot da stampare in 3D. I disegni saranno gratuiti e l'elettronica di base potrà essere acquistata, è una board dedicata per farlo funzionare. Poi ognuno può anche utilizzarci Arduino o qualsiasi altra board. Andiamo avanti, praticamente tra i prodotti che distribuiamo, ecco, ultimamente abbiamo lanciato una libreria che si chiama FCGF, che è Filo Connesso Google Form, e sostanzialmente è una libreria che permette la trasmissione semplice dei dati sui moduli di Google. Ci sono già varie applicazioni che si possono usare nel web. La nostra libreria sostanzialmente permette di farlo in modo semplice e in meno di 5 minuti perché non si appoggia a piattaforme, non si appoggia a API, ma praticamente permette alla board di connettersi direttamente al modulo Google tramite delle richieste posta HTTP che permette direttamente Google. E la libreria per ora è compatibile con Arduino Micro Wi-Fi 1010 e tutte le schede SP8266 e tutte le schede SP32. E tra qualche giorno lanceremo l'Alpha 3, che sostanzialmente avrà anche la compatibilità pure anche con la Maker GSM, sempre di Arduino. E come dicevo prima, è semplice e veloce da integrare e serve sostanzialmente per togliere tutto quello che sono praticamente le scocciature dello sviluppo e dà importanza e priorità a quello che deve effettivamente fare, inviare dati statistici su un modulo di Google.
vado avanti. E questo lo fa tramite un toolkit online che permette sostanzialmente di svincolare tutte quelle che sono le cose da fare per andare a prendere i dati che servono per connettersi al modulo di Google. Infatti basterà inserire il link dell'editor del modulo, il link del modulo pubblico, e il toolkit farà tutto quello che serve per l'utente per generare il codice da caricare sulla propria scheda e successivamente, una volta caricato, inizierà già da subito ad inviare i dati. Ovviamente questo codice qui va poi affiancato alle librerie, alle funzioni che servono magari per far funzionare determinati tipi di sensore. La cosa bella dei moduli Google e dell'integrazione di Google che ha integrato ultimamente è il fatto che si può trasformare tutti i dati praticamente si possono trasformare in un foglio di calcolo successivamente e poi per essere analizzati in modo accurato facendo medie, calcoli analitici eccetera eccetera, eppure creare dei grafici ovviamente. Poi le potenzialità di un foglio di Google sapete quasi tutti quali sono e sono quasi infinite praticamente. Vado avanti. Questa è una MKR 1010, una Wi-Fi 1010 di Arduino, e questa è un Nev Shield che mi è arrivata proprio ieri e ho fatto in modo che sostanzialmente mandasse i dati di tutti i sensori che ha sopra, a un sensore di temperatura, umidità, pressione, illuminazione e anche addirittura per la giuva UVB e poi il bello scusate, l'ho mandato avanti. Il bello dei servizi di Google è questo proprio, che sostanzialmente io ho una presentazione e in automatico posso aggiornare il grafico che è sul mio foglio di calcolo, quindi è una cosa interessante. E mano a mano che magari io porto una presentazione su un qualcosa e c'è una scheda che mi raccoglie dati automaticamente e me li mette sulla presentazione in modo automatico, quindi è una cosa veramente interessante questa. Sistemi che ho diciamo ipotizzato che possono essere realizzati con questa libreria sono sistemi di voto e televoto sostanzialmente, Totem per i sondaggi. E soprattutto la caratteristica migliore di questa libreria è il fatto che tante schede possono inviare i dati allo stesso modulo di Google, quindi sostanzialmente c'è anche la centralizzazione dei dati. Andando avanti, va bene, qui ci sono varie applicazioni che possono essere utilizzate per quanto riguarda sostanzialmente i vari applicativi che possono essere realizzati. Sono il controllo statistico del traffico, sia per quanto riguarda la densità del traffico, ma anche per l'inquinamento, il controllo statistico delle coltivazioni, soprattutto adesso che introdurremo la versione Alpha 3, sostanzialmente ci sarà anche il supporto GSM, quindi ci sarà anche questa possibilità di inviare i dati anche in assenza di Wi-Fi, e il controllo dei parametri vitali e dati sportivi che possono essere poi condivisi con un medico. E va bene, la libreria è open source, la potete trovare sia sul sito www.filoconnesso.it e sia su GitHub, è open source, ma ovviamente per uso commerciale c'è bisogno di acquistare una sorta di licenza, ovviamente contattandoci privatamente. C'è anche modo di capire come dare supporto agli interessati che vogliono utilizzare questa applicazione. E nulla, finito.
Va bene, ci trovate sia su YouTube. Cioè, questa è una slide che doveva stare prima. Ci trovate su Va YouTube, bene, ci su sta, certo. www.filoconnesso.it e sui social. Anzi, invito Adesso dovrebbe essere finito. Sì, sono bravissimo. Quindi invito tutti ad andare a curiosare e per vedere quello che fate. Appunto, come vi ho detto prima, è un lavoro veramente notevole e meritate di crescere. Vedrete che crescerete tanto perché lavorate molto, molto bene. Grazie, Benissimo, allora, ti grazie ringraziamo dell'augurio. per essere stato qui con noi, per Grazie il tuo a voi per contributo l'invito. e come abbiamo detto agli altri, avremo Per poi piacere di approfondire. approfondire se ti va, magari nelle prossime Sì, settimane. Ok? assolutamente, assolutamente Benissimo. mi sta bene. Allora, aspetta, stacco. Ok, allora niente, io vi saluto. Grazie Mirko, Niente, ti Grazie a salutiamo voi, allora. ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, grazie.